Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vorpal e oggi siamo qua per la terza puntata di Alice in Madness Return. Ci eravamo fermati qua davanti a questo piccolo ombrello che speriamo vada bene stavolta, che ogni singola volta che ho giocato questo gioco ho avuto dei problemi. E ora teoricamente ci dovrebbe essere tipo un nemico, un abominio, lo vedrete. È proprio schifoso, brutto, puzzolente, come il mio compagno di classe. Allora, per schivarlo lui deve attaccarmi con... deve lanciarmi delle palle di fuoco e io devo mandargli indietro con l'ombrello che si clicca con G e funziona. Oh, io come potete vedere ho una manualità da schifo. Teoricamente potrei già andare con la mia lama a terminarlo. Sono morto. Dai, ora mi impegno tantissimo, così non stiamo qua 2 ore come la scorsa volta con i goblin. Se no veramente impazzisco io prima di tutto. Bom. Ora teoricamente potrei già colpirlo con questo e schivarlo e ce l'ho fatta. Ok, incredibile. Ok, ora posso andare di coltello che non va. No. Allora, no. Sono stupido, stupido. Allora, dicevo. Bam, l'ho ucciso. Al primo colpo. No. Andiamo da sollevamenti e pressioni. Che non so dove sia, cosa sia e perché si chiami così. Allora, e saliamo sul nostro piccolo teiera. Eccoci arrivati. Dove siamo qua? Dove siamo? C'è lo stregatto. Dimmi. Le dimensioni di questo tratto desolato sono ignote a tutti, tranne agli abitanti. Ok, prendiamo i denti. Bom. Ora il parkour. No, il parkour. Odio tutto ciò che è parkour. Che bel posto questo. Migliorate anche voi però. Raccogliamo il ricordo. Sofferenza, decadenza e rovina nutrono l'industria, Alice. Ha trasformato l'estende in una latrina. Perché non ci prendiamo una fattoria? In Australia magari. Potremmo liquidare ciò che resta della tua eredità. Io non voglio andare in Australia a fare una fattoria. I miei soldi sono... meritano di essere spesi in un altro modo. Queste piattaforme le odio. Allora, prima i soldi. Che Alice è una riccona. Ah, è a tempo, no no. Allora, ma non capisco un cavolo. Aiuto, veramente. Ok, ah no, ok, ce l'ha fatta. Penso. È qua che dovevo arrivare, giusto? Lanciamo la bomb. Ma dove sono? La seconda bomb. Non si capisce nulla. Ora devo correre perché è a tempo. Sentivo una larva. Speriamo di no. Corri Alice, corri, manca poco tempo. Brava. Dai, se cado devo tornare all'inizio. Ed è l'ultima cosa che io oggi ho intenzione di fare. Tornare all'inizio. Sono delle trombe? Who knows? No, la teiera. Beh, finché uno è facilissimo da uccidere. Vieni qua, na na na. You're already dead. Cosa pensi di fare tu e il tuo occhio? Bom. Easy peasy lemon squeeze. Ma strano, mi ricordo di questa parte nel gioco. Giuro, sono... la larva. La romina, se vi ricordate come l'avevo chiamata. Allora, jump in the air. E un piccolo bomba. E un piccolo nemico anche, no? Perché... vieni qua. Bom, in un secondo. Endosoi. Dove sono? No. Mi sa da boss questo posto. Perfetto, seconda teiera. No, in realtà è ancora qua. Non so perché. Grido vittoria. Grido vittoria ancora. Ah, grido vittoria ancora prima di essere arrivato al punto. Quanti ce ne sono di strade qua? Ok. Oh, vorrei essere calmo e avere una pazienza da poter non agitarmi mentre faccio e uccido i boss. Eppure, ma ce l'ho fatta al primo colpo, dai. La mia ansia mi ricompensa in qualche maniera. Giriamo la valvola finché si può girare. E andiamo in questo nuovo mondo.
Allora, no, no, perché va da sola? No, perché... Ma è stupida, Alice. Andava da sola avanti. Qua possiamo ammirare l'abuso animale. Una carrellata di animali chiusi in gabbia per soffrire. Si può entrare? No. Qua sento un grugno, un maiale da riempire, esatto. Grande Maialx. Grande porco. E ecco noi la piccola bottiglietta. Ora, ma sarà brutto saltare sulle gabbie di animali in abuso, cioè abusati, come si dice? Diciamo, non mi sento a mio pieno agio a fare questo piccolo giochetto. Allora, la valvola è stata girata. Jump down, turn around, pick a mollo cotton. E sono stupido come un facocero. Perché non riesco a saltare come si deve? Allora, jump, jump, jumps. E voglio andare là perché c'è un ricordo. Vabbè, per un ricordo chi se ne frega. Magari dopo si potrà arrivarci. Ah no, sì, esatto, adesso si arriva. Girando questa piccola valvola, salta e si arriva all'obiettivo. Come dovrebbe essere nella vita reale. Se avete un obiettivo, saltate e ci arrivate. Guarda dove devo andare. E ricordo come ci arrivo. Se copri la gabbia, il canarino dorme, Alice. Si spegne come una candela. Dorme il sonno dei giusti. Come mamma e papà. Dopo le 10 svengono. No, no, è diverso. Mamma e papà, dopo le 10, bruciano in un incendio. Diventano un pollo arrosto. No, ora c'è il primo boss. La tua ostinata insistenza sarà premiata con il dolore. Ti ho detto di smettere e i miei avvertimenti sono stati ignorati. Le gambe del coso, del cappellaio, mi fanno straridere. Le gambe in una pentola bollente. Come ridi? Non sai nemmeno cosa stai facendo. Ah sì, invece. Ah, pensi che io non sappia schivare i semplici ostacoli? Ok. Ah! Oh mio Dio, non sono morto, non so come. Qua un altro animale abusato, però in realtà è letteralmente ciò che fanno i nostri criceti, quindi non lo chiamerei abuso. Qua bomba, denti, denti, larva anche, questa grande... Grande figlia di non diremo chi, perché sennò non sono più family friendly. Bom, devo tornare indietro. Ok, dall'altra parte devo andare, ovviamente, come giusto che sia. Ok, 3, 2, 1 e si chiude. Quindi 3, 2, 1 e si ri... non si ria. Ok. Boh, e ora mil... No, le api, no, le api, no. No, ma cos'è l'inferno? No, 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 sì, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Oh, cioè, prima elimino sti qua, sti piccoli bambini. No, no, non ci riesco mai nella vita. La perseveranza è la chiave del successo, quindi ce la farò, dai. Però, I hate bees. Ragazzi, per favore, contribuite all'estinzione delle api con me. Sono stupido come una mozzarella in carrozza. Allora, bom, ora teoricamente dovrei solo attaccarlo con delle bombe. Ah, ma le bombe sono stra tipo la cosa più utile, guardate. Lui è... Attacca le bombe mentre io sono qua a fare la bella vita. Bom, ora quasi morto dovrebbe essere. No, è ancora vivo, è ancora vivo. Io forse ancora non per tanto. No, e c'è anche una teiera, ma no, 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 no. Cos'è sto crimine organizzato contro di me? C'è una vita, c'era una vita, bom. Sono contento, la vita è bella. E sono morto. Ehi là. Quanto detesto la vita e i giochi di questo tipo. Però vabbè. Bom, ora mi impegno, ma tipo... Ma mi sembra normale che ci siano 15 bestie diverse? 15 animali diversi. Ma dove siamo? Alla fattoria? Allo zoo di Pastrengo? Please let me go away. Voglio un po' di riposo. Bom, ora distruggo anche la teiera, teoricamente. Questo... Uè. Ora rimane il bosco, Ma non può morire? Oh, finalmente! Oh... Mi sento finito, non ne posso più. Oh, porco demonio. Qua c'è il disastro. Oh. Che è successo? Non osate fermarvi. Continuate a correre ad aiutarmi. Io. Perché non corri te? Vabbè. Lasciamo stare, lanciamo questo per terra. Grazie. Ah, c'è una piccola pozione. Oh, che carino. Ah, ho mal di testa dopo questo combattimento a sangue freddo qua. Ora ragazzi, we are ready to take the ascensore, the elevator. E ce ne andiamo da sto posto orrificante? No, siamo ancora qua. Bom. Lasciatemi uscire, lasciatemi uscire. Perfetto. E finalmente posso ricaricare la mia vita, finalmente. Qua si gira la valvola e si procede nel gameplay.
dove però. Ma basta. No, fermi, ora è abbastanza. Smettetela di correre, stupidi idioti. Tu credi che ci possa fermare? Una sciocchezza infima. Ora me ne vado. Non mi prenderai mai, non provarci neppure. Bye bye. Questo luogo non mi è familiare, quindi penso proprio che dove devo andare. Exactly what I said. Ora, cosa sono queste valvole? Queste qua non posso girarle. Devo solo girare questa qua grande. Gira leva. Chissà dove siamo saltati, nella spazzatura c'era scritto. Ah no, eccoci qua dal cappellaio di nuovo. Non sarebbe male la destrezza. Non aspettarti ringraziamenti finché non sarò completo. Non riposare su allori, chiffonier, chaise longue, squallide sedie pieghevoli, sgabelli. Ma poi non piangere, cioè. I have better things to do. Oh, un'altra bottiglietta. Ma l'avevo già presa questa cosa, sono sicuro al 100%. Porcello del piffero, vieni qua. Salta, salta, salta. Ormai sono passati anni, Alice, basta essere infantile. Io non sono infantile, sono tutto meno infantile. Pensi che una ragazza che abbia vissuto quello che io ho vissuto, ovvero andare nel paese delle meraviglie e combattere contro l'inesistente, sia da persone infantili? Combattere contro la sua immaginazione non è da persone infantili, anzi, è da persone malate. È un operaio vivo, libero di vivere e lavorare. Puzze e rigurgiti. Un cattivo operaio, okay. È un operaio morto e viceversa. E i passi verso la chiarezza illuminano operai. Il cammino, ma ogni passo è incerto. Fanne una alla volta. Morti. Sento già che mi verrà mal di testa. Può stare zitto? Un bravo operaio è un operaio vivo. Un operaio morto è un brutto operaio. Un cattivo operaio è un operaio morto. Che bel posto, ammirate anche qua la... No, la teiera. Ammirate le teiere dietro, che fighe. Allora, io ho beef con te, tu non mi tocchi. Tu stai lontana da me. Tu vieni qua. Spostati, bimbo del cavolo. Oh, sì, anche qua. Facciamo come prima in cui siamo in 16.000. 1, 2, 3, ma non posso muovermi. Grazie. Chiamatemi Rattard. Sono un po' ritardato veramente, inizio a pensarlo anche io. Una tigliera morta, l'altra deceduta tra 3, 2, 2 e mezzo e 1. Perfetto. Ora dove devo andare? Ditemi. No, potevo già scapparmene, non serviva per farlo combattere. Andiamo a prendere quel ricordo. Se non ci fosse questa lava leggermente invadente, ci recupereremo. Con gas Alice andremo a Brighton con ciò che risparmieremo in candele di cera e olio. Oh, ma... Let's go in the other way and c'è ancora lava qua. Ma lava ovunque, lava dietro, lava davanti, lava... Perché è vero, ricordiamoci che siamo in un'industria, in una fabbrica. No, là sono... Io sono arrivato da quella parte, dovrò andare avanti, penso. Exactly, devo andare... Guardate che bello, ammirate il paesaggio. Saltiamo. I was so pregnant per questo parkour. Where am I? E altri piccoli bambini. Però ho imparato che se li ignoro non cambia niente, quindi opterò per ignorarli. Ora dove devo andare? Ah, ok, là. Ora salto dell'anno 2024 e si può entrare nel il vostro nuovo capoghiro. Immagino un ruolo molto simpatico da quel che... Basandomi su come era l'altro capo, non ho altre aspettative. Avanti con l'industria. Grazie, immaginavo. Chi non lavora non guadagna, d'altronde. Per raffreddare il metallo. Sono strana una cavolata da uccidere queste teiere. Quando sono in 2 o in 3 o in 16.000 come prima è leggermente più complicato, come giusto che sia. Però tipo, vabbè, lei la uccido adesso. Bom, ora è morta. Ora devo... Where should I go? Posso saltare là? Sì, ma quante aspettative avevo? C'erano tipo 9 metri di distanza. Ho detto, ma dai, saltiamo, che ce la faccio tanto. Credo che sia 9 metri. Ok, devo arrivare là. Devo andare là. No, don't jump in lava, Lorray. Oh, no. Quali erano le mie ambizioni? Devo aspettare che si ghiacci tutto per entrare là dentro. Se
Se c'è una larva, no, ok. Finalmente possiamo... Giriamo la valvola. Finalmente. Finally. Finalmente si può giocare ancora... Si può giocare come se fosse un gioco normale. Senza mille lave strane che ti fanno impazzire. E possiamo prendere il nostro piccolo regaleccio che c'è qui dentro. Io ricordo della... Tutti sanno che la faccenda è partita dalla montagna di carte di tuo padre, Alice. La domanda da porsi è come? C'è un'altra chiave qua. Cavoli, in che situazione sono in questo momento? Non vorrei essere lei, pensa te. Io penso che questo qua sia il momento perfetto per salutarci in questa puntata. Il prossimo boss lo faremo nella prossima puntata, quindi per non perdervi nessun episodio, seguitemi. E se non avete visto gli altri, correte a vederli perché ne vale la pena.